Informatica Video Magazine, il primo settimanale televisivo dedicato al mondo dei computer, vi dà il benvenuto alla sesta puntata. Se avete pensato di studiare informatica, vi siete laureati e cercate lavoro, oppure avete dei figli e volete iscriverli a un istituto tecnico di informatica, sappiate che tutto questo sarà trattato nel nostro dibattito di oggi. Vediamo però nel sommario anche gli altri temi di questa puntata. La computer grafica e computer arte di apertura vi propone Afternoon Adventure. Nel TG Informatica conosceremo le principali news della settimana. Il dibattito in studio cercherà di far luce su cosa vuol dire studiare informatica in Italia. Parleremo delle problematiche dei corsi di studio e delle prospettive di lavoro. La prova software prende in esame MediaBlitz, un programma per la creazione di presentazioni multimediali. Nel Faccia a Faccia vi proporremo la seconda parte della nostra intervista a Scott Johnston, creatore di effetti speciali alla Walt Disney. La prova hardware riguarda la Canon BJ200, una stampante a getto di bolle di inchiostro molto compatta. Avremo poi l'edicola informatica, la nostra rassegna di giornali e riviste. La trasmissione si concluderà con la simulazione del volo. Vi presenteremo un sistema che con tanto di pannello strumenti e pedali trasforma il vostro PC in un aeroplano. Iniziamo la puntata di oggi con Afternoon Adventure. La tranquilla vita di un'ape viene turbata da un inseguimento all'interno di un bosco. Ma non siamo sulla Terra. Buona visione.
Il Notepad NC150 dell'Amstrad è un nuovo organizer formato a 4 con elaboratore di testi, foglio elettronico, rubrica, agenda, orologio e calcolatrice. Lo schermo LCD offre 8 righe di 80 caratteri. La memoria è di 128K e il prezzo di 499.000 lire. Alla categoria dei PDA, ossia delle agende elettroniche che riconoscono la scrittura a penna, appartiene il PDA 600 dell'Amstrad, il cui prezzo è di 799.000 lire. Prodotti che invece vedremo il prossimo inverno sono Newton della Apple, Pip della Casio, che costerà circa $600, e OZ9600 della Sharp, che più o meno allo stesso prezzo offrirà anche una tastiera. La Symetrix ha annunciato Compel, un programma per realizzare presentazioni multimediali in ambiente Windows, che permette di sincronizzare sequenze di immagini fisse e in movimento con audio. È offerto fino a luglio a 199.000 lire e le presentazioni realizzate si possono distribuire senza dover pagare royalty. Microsoft ha aggiornato Ole, la tecnologia per l'integrazione di dati tra programmi in ambiente Windows. Caratteristica saliente della nuova versione di Ole è che selezionando un oggetto rimane visibile il documento che lo contiene, ma la barra dei menu diventa quella dell'applicazione che lo ha generato. Alla University of North Carolina è stata realizzata un'applicazione di realtà virtuale che, impiegando un casco e un mouse tridimensionale, consente ai biochimici di usare la computer grafica per comprendere le forme tridimensionali di molecole complesse come le proteine. Lo sviluppo di nuovi medicinali dipende infatti dal trovare molecole curative in grado di essere collocate nelle proteine ricettrici, un po' come una chiave entra in una serratura. E questo sistema consente di osservare, muovere, piegare e attorcigliare le molecole simulate in modo davvero efficace. BSA e Assoft hanno distribuito oltre 100.000 copie della guida alla legge sulla tutela del software. L'iniziativa, mirata a informare rivenditori e utenti finali sui contenuti della normativa, è stata promossa da numerosi produttori di software. Borland e WordPerfect hanno annunciato un accordo per sviluppare e vendere insieme pacchetti software. Il primo risultato commerciale dell'alleanza è Office per Windows, una suite che comprende il database Paradox per Windows, il foglio elettronico 4 Pro e WordPerfect. Negli Stati Uniti sono state presentate alcune tastiere ergonomiche che consentono minimi spostamenti delle mani. Quella della Apple costa $219, quella della Healthcare 675 e infine 690 quella della Kinesis. Star Fox della Nintendo è il primo gioco a integrare all'interno della cartuccia stessa un processore RISC chiamato Super FX. Altre novità in ambito videoludico sono Alone in the Dark della iMotion, che dispone di animazioni a tutto schermo, e Maniac Mansion 2, l'ultima produzione della LucasArts in stile cartoon. IBM e National Semiconductors stanno lavorando a Isochronous Ethernet, una nuova topologia di rete a 16 megabit al secondo, in grado di offrire un'ampiezza di banda sufficiente per trasmettere dati, voce e video in movimento. Occorre tuttavia ricordare che Ethernet sta da tempo evolvendo verso uno standard a 100 megabit secondo, il Fast Ethernet, il cui hardware costerà solo 3 volte di più dello standard attuale a 10 megabit. È venuto il momento del nostro dibattito in studio. Il tema di oggi riguarda da vicino molti studenti, genitori e docenti. Cosa vuol dire studiare informatica in Italia? Che tipo di problematiche presenta questo corso di studi e quali sono gli sbocchi professionali? A tutto questo cercheremo di dare delle risposte con l'aiuto di alcuni ospiti che vi presento. In nostra compagnia sono Ottavio D'Antona, docente alla Facoltà di Scienze dell'Informazione dell'Università Statale di Milano, Antonio Garavaglia, professore dell'Istituto Tecnico Lagrange di Milano, Giancarlo Mauri, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Informazione della Statale di Milano e infine con Piero Corsini, responsabile della comunicazione della IBM. Professor Mauri, cosa vuol dire per uno studente iscriversi oggi a Scienze dell'Informazione? Attualmente in Italia esiste un corso di laurea in Scienze dell'Informazione presso un numero di sedi che si è enormemente arricchito negli ultimi 2-3 anni. La prima sede storicamente è stata Pisa, dove il corso di laurea è partito nel 1968. Si sono poi aggiunte Salerno, Torino, Bari, Udine e Milano, che sono ormai stabilizzate. Negli ultimi 2-3 anni appunto si sono aggiunte almeno altre 7-8 sedi: Genova, L'Aquila, Roma, Catania, Bologna, Cesena, Venezia e Verona.
In questo momento quindi l'offerta è abbastanza ben distribuita su tutto il territorio nazionale. Sì. Quello che va detto è che mentre il prossimo anno accademico, quindi 93-94, sarà ancora strutturato secondo il vecchio ordinamento, quello per chiarire utilizzato fin dal 1968, dall'anno successivo, quindi 94-95, dovrebbe partire presso tutte le sedi il nuovo ordinamento. E che modifiche porterà? Le modifiche sono sostanziali perché intanto il corso di laurea che attualmente prevede 4 anni viene portato a 5 anni, ma viene introdotto, e questo è un'introduzione fortemente innovativa per il sistema italiano, un diploma intermedio di 3 anni integrato col corso di laurea, nel senso che il primo biennio è molto simile, fortemente integrato tra diploma professionalizzante e corso di laurea ed è quindi possibile passare dall'uno all'altro, credo con la perdita di un solo esame nel passaggio dal diploma al corso di laurea. Quindi dopo questo biennio sostanzialmente comune, il diploma prevede un anno di formazione fortemente professionalizzato, il corso di laurea prevede ulteriori 3 anni in cui si approfondiscono gli aspetti più metodologici e teorici della disciplina. Sì. E successivamente, per chi volesse dedicarsi alla ricerca o all'insegnamento universitario, è prevista una fase ulteriore che è il dottorato di ricerca, che dovrebbe essere di altri 3 anni. Come docenti voi siete soddisfatti di questa modifica? Potevano essere cambiate? Come docenti siamo sostanzialmente soddisfatti, perché permette di rispondere molto meglio alle esigenze anche, certo, della formazione professionale, che attualmente è sbilanciata perché il corso di laurea non è in grado di rispondere adeguatamente a richieste tipo più professionale. Invece d'accordo, il diploma dovrebbe essere andare in questa fare direzione. D'accordo, prima di parlare con gli altri nostri ospiti, lasciamo spazio a un brevissimo stacco pubblicitario e ci rivediamo tra poco. Boh, Jones, tocca a te. Io verdi, io sono qui, devo andare sinistra. Ci siamo, Jonix. Signor Francesconi? In persona, ha trovato subito la strada. Nessun problema, in macchina un amico che non sbaglia mai. Jonix, viaggiare a colpo sicuro. Lexmark è una società che opera a livello mondiale con 5.000 addetti e con un fatturato nel 92 pari a 2 miliardi di dollari. Nel 1991 Lexmark ha acquisito un ramo d'azienda della IBM, inclusi gli stabilimenti e i relativi centri di ricerca, dove con tecnologie sofisticate e innovative vengono sviluppate stampanti laser a getto d'inchiostro, sia a colori che in bianco e nero, a impatto e a trasferimento termico. Lexmark produce una vasta gamma di stampanti per personal computer, una linea completa di macchine per scrivere e oltre 3.000 prodotti di consumo per l'informatica. Lexmark sviluppa, produce e commercializza prodotti che vende con il logo IBM, perché Lexmark vuol dire oltre 50 anni di tecnologia, esperienza e affidabilità IBM. Ma Lexmark è anche dinamicità. In soli 2 anni sono stati presentati ben 14 nuovi modelli di stampanti. Non dimenticatelo, Lexmark vi aspetta dal vostro rivenditore più vicino. Crispo Confetti vi offre. In cerca di ciò che ancora non conosce. A Firenze. Non è straordinario. A inizio secolo. Voglio dire, gli italiani così gentili, così amabili e nello stesso tempo così violenti. Il brivido di un bacio improvviso. È successo qualcosa di incredibile. Un sottile turbamento ha la forza di sconvolgere la sua vita. Lei ama George. Da un grande romanzo, un grande film di James Ivory. C'è una sola cosa impossibile ed è amare e separarsi. Per il ciclo Stasera Cinema, Camera con Vista. Sabato alle 20.30 su Odeon. Siamo di nuovo in studio per parlare di cosa vuol dire studiare informatica e per vedere quali sono gli sbocchi professionali di questo tipo di studi.
Vorrei chiedere al professor Garavaglia, per lei che insegna in un istituto tecnico, quali sono le prospettive professionali di chi completa il corso di studi e in quali casi è opportuno mettersi subito al lavoro piuttosto che non invece intraprendere la carriera universitaria o comunque cominciare a studiare presso l'università? Ecco, diciamo che attualmente nell'ambito del corso di studi di informatica presso gli istituti come quello dove insegno io, generalmente buona parte degli studenti intraprende poi gli studi universitari e diciamo che lo studio universitario con un corso di scuola media superiore come il nostro risulta abbastanza agevolato perché diciamo le discipline che noi trattiamo sono poi sostanzialmente le discipline che gli studenti ritrovano poi nell'ambito universitario, ovviamente più approfondite. Per questo la maggior parte degli studenti dei nostri corsi di studi si indirizza poi verso corsi di laurea tipo ingegneria o scienza dell'informazione, dove sono presenti in maniera abbastanza pesante le discipline che formano la caratteristica fondamentale del corso di studi stesso, vale a dire l'elettronica e l'informatica. Per gli studenti che invece decidono di fermarsi dopo il diploma, gli sbocchi professionali attuali sono quelli che legati sostanzialmente allo sviluppo del software e all'assistenza. Vale a dire, buona parte dei nostri studenti attualmente trova sbocchi professionali sia nell'ambito delle software house, dove vengono assunti per modificare, personalizzare programmi già esistenti oppure costruire dei programmi nuovi, oppure anche in società che diciamo da un primo punto di vista non hanno niente a che fare con l'informatica, tipo società di tipo chimico, meccanico. Come responsabile in questo caso dell'area IDP? No, non come responsabile, ecco, come supporto dell'area IDP, cioè generalmente vengono assunti per dare un aiuto agli utenti dell'area IDP in queste aziende, che generalmente sono persone che erano assunte già nell'azienda prima dell'imbocco dell'informatica e quindi non si trovano molto a loro agio con l'uso dei pacchetti software che l'azienda costituisce. Significa quindi che il vostro corso di studi permette di acquisire anche una competenza sul campo, quindi avete dei laboratori dove è possibile? Sì, abbiamo dei laboratori che sono attrezzati proprio con strumenti simili a quelli che lo studente troverà poi nel mondo del lavoro. Generalmente sono personal, laboratori di personal collegati a rete oppure individuali e sistemi tipo Unix, con sistema operativo Unix multiterminale. Quindi ecco, diciamo che lo studente può trovarsi facilmente a suo agio in qualsiasi tipo di... Professor D'Antona, abbiamo parlato di un istituto tecnico specializzato in informatica. Gli studenti che si iscrivono all'università, che hanno fatto un istituto di questo tipo, sono agevolati? Gli studenti che provengono dall'istituto tecnico sono molto entusiasti, che conoscono più o meno... Sanno cosa vuol dire stare vicino a un calcolatore, una tastiera, si divertono, sono degli appassionati. E poi sono un po' delusi. Sono un po' delusi perché credevano di saperne già tanto e ovviamente non è così, essendo dei corsi in cascata. La stessa cosa che succede a chi inizia a studiare, ad esempio, ingegneria provenendo dal liceo scientifico. Ci si sente, si sentono loro, cosa che non è successa a me. Loro si sentivano molto forti all'inizio e poi invece dopo un po' ci sono i problemi. Poi dopo un po' di tempo queste differenze scompaiono assolutamente. I problemi non sono se uno ha studiato delle materie specifiche. Il problema grave che io vedo è che gli studenti non sanno scrivere in italiano. Questo è grave. Ecco, un'altra cosa le volevo chiedere. Se non sbaglio, lei ha studiato all'estero. Che differenza c'è tra studiare informatica in Italia o all'estero? Beh, probabilmente è strano perché noi abbiamo incominciato molti secoli fa il sistema universitario, il concetto di baccelliere, di professore, di persone affiancate all'insegnamento e è stato sviluppato a un certo punto il concetto di quello che si chiama il PhD, che vuol dire dottore di filosofia. Poi per uno strano motivo in Italia per un po' di tempo non c'è stata questa istituzione. Negli Stati Uniti, dove io sono stato, seguendo questi corsi che si chiamano Graduate Studies, c'è una struttura
molto ben organizzata per questi corsi che sono avanzatissimi, tesissimi e difficilissimi, che stranamente assomiglia a quella della scuola media, cioè con i compiti a casa due o tre volte alla settimana. Ma è così che funziona. Questi nostri studenti dovrebbero farli. Io dico sempre ai miei studenti nelle prime lezioni, e adesso vi do il compito per la settimana prossima. Scandalo! Perché dico, ma come, siamo all'università? Invece è utile. Quindi non li fanno mai. Proprio una verifica step by step nel corso della... Manca quella che io chiamo la didattica attiva, non soltanto passiva, di stare lì seduti ad ascoltare quello che il professore passeggiando avanti e indietro dice. Bisogna essere vicini, deve esserci un rapporto diretto, continuo, pesante, noioso tra insegnante e studente. Dal punto di vista della sperimentazione c'è qualcosa? Dal punto di vista della sperimentazione altrettanto, cioè i laboratori, la ricchezza dei laboratori, il fatto che gli studenti vadano sulla macchina, specialmente per quelli che non hanno avuto la grande esperienza dell'istituto tecnico. Con la riforma del prossimo anno c'era da aspettarsi un miglioramento? Da questo punto di vista senz'altro sì, sarà più pesante per noi, quindi meglio se non ci fosse stata, ma vabbè, sopporteremo anche questa, ma i vantaggi per gli studenti saranno moltissimi, avranno laboratori a disposizione proprio strutturati, previsti dall'ordinamento degli studi. È interessante. Ecco, dottor Corsini, quali sono in IBM i criteri per la selezione del personale? In particolare, in quali casi viene privilegiato il candidato che ha una laurea e chi invece, in quali altri casi invece il diploma è più significativo e più rispondente alle esigenze dell'azienda, di IBM in questo caso? Sì, diciamo che un po' tutte le attività di marketing, quindi che fronteggiano il mercato, quindi le attività di tipo sistemistico, di tipo commerciale, di tipo di ricerca, sviluppo software, queste diciamo così privilegiano se vogliamo la parte laureati. Tradizionalmente i diplomati venivano invece assunti nelle attività di produzione, nei nostri stabilimenti. Devo dire che però anche lì negli stabilimenti diciamo così sempre più ci si sta rivolgendo a laureati proprio perché per l'evoluzione che stanno avendo oggigiorno gli stabilimenti ci sono, dico tra virgolette, sempre più gli ingegneri nella catena di montaggio proprio perché hanno una responsabilità globale di un certo processo di produzione. Quindi la domanda e il trend è ad avere sempre più laureati proprio perché diciamo così la competitività di un'azienda si basa sempre più sulle risorse umane e un laureato diciamo. Questo anche magari perché il mercato di oggi un po' in contrazione permette di avere un'offerta di laureati maggiore che non negli anni precedenti. Sì, però non solo, proprio io devo dire se c'è una tendenza oggi nella politica delle risorse umane ad avere delle persone diciamo così ad alta qualificazione proprio perché si demanda loro interi processi o sottoprocessi nella produzione piuttosto che in altri settori e quindi c'è bisogno di un bagaglio se vogliamo più avanzato. Comunque attualmente adesso perché non tutto è bianco e nero, ecco in IBM su 13.000 persone diciamo circa 5.000 sono laureati e il 44% sono diplomati, quindi i diplomati sono diciamo in maniera sono prevalenti rispetto ai laureati. Ecco, devo anche dire, se posso un attimino espandere la sua domanda, che poi le discipline, diciamo così, a cui noi attingiamo sono sostanzialmente quelle scientifiche ed economiche, quindi guardando lo spaccato attuale, diciamo che soprattutto l'ingegneria, quella che la fa da leone con quasi il 50% dei laureati, seguono l'economia, la matematica, scienze politiche e fisica e ultima le scienze dell'informazione, non perché ovviamente sia meno importante, quanto perché essendo la più giovane è quella diciamo così, che è ultima arrivata. Quindi diciamo così, ben vengano questi corsi in scienza dell'informazione, anche perché servono non solamente per io dico laurearsi in scienza dell'informazione, ma la scienza dell'informazione, le tecnologie informatiche dovrebbero essere, se vogliamo, un po' come l'italiano, riprendere l'esempio, no? Che magari dice che non si va, però è una materia di base un po' per tutte le discipline, proprio perché oggi tutti i mestieri hanno a che fare poi con l'informatica. L'informatica diventa proprio lo strumento competitivo, sia se uno deve costruire un'auto piuttosto che deve gestire una società di servizi. Ecco perché si dovrebbe diciamo veramente diffondere come l'italiano o la matematica se vogliamo fare come disciplina di base e questo c'è la carenza ed invece è molto importante farlo, ecco come paese dovremmo farlo molto di più. Ecco, il tempo a nostra disposizione sta correndo veloce, io pregherei i nostri ospiti di concludere
do la parola a ognuno, in libertà ognuno può dire qualcosa in più su quanto abbiamo detto finora. In particolare poi al professor Garavaglia vorrei chiedere anche come è cambiato il modo di studiare agli istituti tecnici con il nuovo progetto Abacus. Comunque iniziamo prima dal professor D'Antona. Bene, una cosa che ci tengo a dire è questo, che chi si iscrive a un corso di laurea non deve dimenticare che si impegna per conseguire una laurea, nel nostro caso di dottore in scienze dell'informazione. Quindi è bene sapere che sarà necessario passare attraverso a delle discipline, allo studio di alcune discipline di base, appunto come si diceva prima, la matematica, la fisica, e che questo è necessario per conseguire dignitosamente questo titolo e per avere una base culturale su cui costruire il proprio domani, la propria professione, la propria vita. Professor Garavaglia? Dunque, per rispondere alla sua domanda, volevo dare prima un breve cenno a quali sono le grosse differenze curricolari che ha introdotto il progetto Abacus per i periti informatici. Sì, rapidissimamente. Sì, una cosa molto veloce. Il progetto Abaco sostanzialmente ha spostato l'asse di studio che prima era abbastanza bilanciato tra elettronica e informatica, quindi tra hardware e software, molto più verso il software. Tant'è vero che nella disciplina specifica informatica è stato introdotto lo studio di nuovi ambienti di programmazione oltre all'ambiente prettamente imperativo dei linguaggi tipo Pascal, Fortran e così, e introducendo anche la programmazione logica e la programmazione object oriented, che oggi rivestono un'importanza abbastanza alta. Gli studenti hanno cambiato in questo modo anche il loro modo di avvicinarsi all'informatica e il loro modo di studiare, perché viene dato maggiore spazio alla parte applicativa, demandando a delle discipline collaterali lo studio della parte più teorica dell'informatica. Certo, quindi un miglioramento importante. Senz'altro. Ha qualche consiglio da dare rapidissimamente a chi si vuole iscrivere a un istituto come il vostro? Due battute proprio. Ma il consiglio è di non pensare che iscriversi a un corso di studi per periti in informatica voglia dire giocare con il calcolatore o utilizzare strumenti fatti da altri, certo. Cosa che molto spesso invece agli studenti capita. Professor Mauri? Devo riprendere il discorso del professor D'Antona sull'organizzazione dei graduate studies negli Stati Uniti, in cui c'è il docente che segue da vicino gli studenti dai compiti a casa. Vorrei che questo fosse possibile anche in Italia. Noi nel nostro dipartimento abbiamo attualmente circa 7.000 studenti e 50 docenti, quindi il rapporto docenti-studenti è estremamente sbilanciato. Questo è dovuto a molti motivi, all'organizzazione complessiva dell'università in Italia, al meccanismo farraginoso e lentissimo dei concorsi universitari, per cui prima di avere le risorse di cui si ha bisogno passano 7-8 anni, quindi e credo che si debbano fare tutti gli sforzi possibili per potenziare la formazione in informatica, perché il rischio che corriamo è che l'Italia e più in generale l'Europa, perché non è un problema solo italiano, diventi esclusivamente un mercato di consumo e perda ogni ruolo di produzione in un settore che è trainante, è centrale anche per l'innovazione nel resto dell'industria. Questo deve essere tenuto presente, certo, in ogni momento. D'accordo. Dottor Corsini? Ma io potrei dire che paesi come gli Stati Uniti stanno facendo una vera politica, affianca una politica di ricerca, una vera politica di uso delle tecnologie avanzate, perché le considerano la maniera perché il loro paese rimanga competitivo. Allora, l'augurio che io faccio a chi ci sta ascoltando è che l'uso del computer è un po' come imparare a scrivere nel domani, e quindi bisogna vincere, diciamo, questa resistenza magari psicologica che magari gente della nostra generazione ha dovuto vincere o ha ancora, perché questo sarà importante per il futuro del paese. D'accordo, ringraziamo i nostri ospiti per aver partecipato. La nostra prossima rubrica è una prova software, prima della quale c'è però un breve stacco pubblicitario. Questa settimana vediamo la versione 2.0 di Media Blitz, un programma realizzato dalla Asymmetrix per creare presentazioni multimediali in ambiente Windows. Il pacchetto si compone di una serie di moduli che permettono di raccordare e riprodurre in modo sincronizzato immagini e suoni nei formati supportati da Windows.
In particolare i componenti della presentazione multimediale possono essere immagini fisse, sotto forma di file in formato bitmap, animazioni grafiche realizzate con Autodesk Animator, sequenze video nello standard video per Windows e file audio campionati o MIDI riproducibili con PC dotati di scheda audio. Tutti questi elementi possono essere importati direttamente nella presentazione in forma integrale, oppure estraendone solo una parte attraverso l'utility Clip Maker. Per esempio, è possibile estrarre qualche secondo da una sequenza di video in movimento e salvarla come clip. Sempre utilizzando Clip Maker, si possono inserire nelle presentazioni riferimenti a tracce audio di compact disc musicali che vengono in questo modo riprodotte con l'elevata qualità tipica di questo standard. Attraverso il modulo Score Maker, ciascuno di questi elementi viene importato nella presentazione in modo semplice ed intuitivo. All'utente non rimane che posizionarlo temporalmente specificando alcuni parametri. Per esempio, nel caso in cui si tratti di un'immagine fissa, posizione e tempo di permanenza sullo schermo. A presentazione ultimata, il modulo Score Player, che è possibile distribuire senza pagare royalty, provvede a rappresentare i componenti nell'ordine richiesto, dando vita alla presentazione vera e propria. Di Media Blitz abbiamo apprezzato la semplicità d'uso e il prezzo contenuto di 240.000 lire, che lo rende accessibile anche a un pubblico non professionale. Tenete però presente che per utilizzarlo nel modo più efficace occorre un 486 con almeno 6 MB di RAM e un lettore di CD-ROM. Meglio poi se quest'ultima è compatibile con lo standard Kodak Photo CD, perché è presente un utility che permette di importare in Windows questo formato di immagini. Infine, grazie alla compatibilità con OLE di Windows, è possibile includere le presentazioni in documenti generati con programmi che supportino questo standard, come Write o Excel. In questo modo è possibile riprodurle direttamente dal proprio word processor o foglio elettronico con un semplice doppio clic del mouse. Il voto di Informatica Video Magazine è 7,3. C'è un pacchetto chiamato Disney Animation Studio disponibile per PC. Che cosa ha a che fare realmente col vostro lavoro? It's a very fun package. It's è un prodotto molto divertente e didattico che riesce a far capire alla gente come realizziamo un'animazione. Naturalmente è una versione computerizzata, mentre il nostro lavoro è svolto in gran parte con carta e matita, ma la maggior parte delle tecniche rappresentate sono molto vicine a ciò che facciamo oggi. Do you own a computer in your home? Lei ha un computer a casa sua? I have a Macintosh, but a casa ho un Macintosh, ma non lo uso per lavoro. Use my regular computer at work. So you don't do any animation at your in your home. So non fa nessuna animazione a casa sua. No, no, gli strumenti che ho sul lavoro sono molto più evoluti. And if I have any of my own ideas, I just do them at work. Ha qualche trucco particolare da dire alle persone che possiedono un computer a casa e si occupano di animazione al computer? Non c'è nessun trucco, è solamente questione di creatività. Anche gli strumenti che abbiamo noi sono limitanti. A volte vogliamo fare cose che vanno oltre i limiti della macchina. Bisogna quindi essere in grado di progettare tenendo conto di questi limiti e seguire le strade migliori per superarli. Va poi detto che non c'è sempre bisogno di far volare le camere da una posizione all'altra. A volte è molto meglio semplicemente staccare da un'inquadratura a un'altra. Bisogna in sostanza essere in grado di pensare in modo cinematico. Bisogna anche limitare l'uso degli strumenti. Se si hanno a disposizione 12 opzioni diverse, non è detto che si debbano usare tutte. Può essere meglio esprimere qualcosa utilizzandone soltanto una o due. Which are the motion pictures do you like more? I don't know, 2001, also for special effects, like Terminator 2. What do you think of the productions of these years or past years? Che cosa pensa dei film prodotti negli ultimi anni o nel passato contenenti effetti speciali? Quali le piacciono di più? I think that the work that people up at ILM have been doing. Il lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni è incredibile. Gli effetti speciali di Terminator 2 sono eccezionali e quando il film è uscito, un pomeriggio abbiamo lasciato tutti il lavoro per correre a vederlo. È interessante perché il lavoro che si fa per i film, con attori in carne ed ossa, è molto vicino a ciò che facciamo per l'animazione.
In un certo senso c'è una competizione per raggiungere il traguardo successivo. Noi cerchiamo di far avanzare l'arte dell'animazione, mentre chi si occupa di altre aree degli effetti speciali cerca di far avanzare l'arte della computer animation legata alle riprese dal vivo. Ci può dire qualcosa sul progetto al quale sta lavorando adesso? The Lion King is a musical. The Lion King è un musical d'animazione che uscirà nel 1994. Il personaggio centrale è un giovane leone, Simba. Alcune cose richiamano l'Amleto, ma mi capisce, non posso dire di più. A musical, it's somewhat based on Hamlet. Naturalmente ci sarà anche della computer animation, ma dal momento che è ambientato nelle distese dell'Africa non c'è nessuna stanza da ballo, come invece accade nella Bella e la Bestia. Stiamo poi progettando di usare il computer per alcuni effetti speciali per dare la sensazione della vastità dell'Africa. There is something more you want to say to our audience we haven't talked about? C'è qualcosa in più che vuole dire ai nostri telespettatori? Spero che a tutti piacciono i nostri film. Cerchiamo di stupire noi stessi e nel contempo di intrattenere la gente. E speriamo di riuscirci. Nella prova hardware di oggi vedremo la nuova Canon BJ200. Una stampante a getto di bolle di inchiostro di buone prestazioni e ingombro contenuto. Caratteristica della BJ200 è l'adozione della tecnologia di stampa denominata Bubble Jet. A differenza delle stampanti a getto di inchiostro tradizionali, che utilizzano attuatori piezoelettrici per espellere le gocce di inchiostro dagli ugelli della testina, nella stampa Bubble Jet l'inchiostro presente nell'ugello viene riscaldato rapidamente fino a formare una bolla di vapore che, espandendosi, fa espellere la goccia. Quando la bolla si raffredda e si ritrae, viene a formarsi una depressione che attrae nuovo inchiostro all'interno dell'ugello e il ciclo ricomincia. Il vantaggio è che la qualità di stampa è elevata, anche se si utilizza carta comune in luogo di quella speciale per stampanti a getto di inchiostro. Il salto termico, subito dalla goccia mentre atterra sul foglio di carta, è infatti in grado di limitare la formazione di sbavature. I 64 ugelli, che consentono una risoluzione di stampa di 360 punti per pollice, e il serbatoio dell'inchiostro, sufficiente per stampare 700.000 caratteri in qualità lettera o il doppio in bozza, sono contenuti in una cartuccia facilmente sostituibile. I test, condotti in collaborazione con PC professionale, hanno evidenziato una rumorosità contenuta e una elevata velocità di stampa, fra i 120 e i 240 caratteri al secondo, utilizzando i font residenti. In ambiente Windows, stampando font TrueType, le prestazioni scendono parecchio e si attestano intorno ai 50 caratteri al secondo. I file in formato grafico sono riprodotti abbastanza fedelmente, pur con i difetti tipici della stampa a getto di inchiostro, ossia striature orizzontali e un effetto di ondulazione del foglio, dovuto all'inchiostro molto fluido. Utilizzando i pulsanti sul frontale è possibile attivare le funzioni di avanzamento riga e espulsione del foglio, come pure avviare il test di stampa e pulire gli ugelli della testina. Quest'ultima operazione viene fra l'altro effettuata in modo automatico al termine di ogni stampa per evitare l'otturazione degli ugelli. Insieme alla stampante, che è comunque in grado di emulare una Epson LQ510 o una IBM ProPrinter, viene fornito su dischetto un insieme di driver, ossia di programmi di controllo, che la rendono compatibile con i pacchetti più diffusi in ambiente MS-DOS. Naturalmente c'è anche il driver per Windows, mentre un altro dischetto permette di installare all'interno di questo ambiente operativo 20 font TrueType addizionali. Il prezzo di questa stampante è di 995.000 lire, mentre le cartucce di inchiostro, una volta esaurita la prima, costano 46.000 lire. Un prezzo piuttosto elevato, soprattutto se si considera che con una cifra di poco superiore è possibile acquistare stampanti inkjet alternative, magari a colori. Il voto di Informatica Video Magazine è 6,6. E siamo giunti al momento della rassegna stampa anche per questa puntata. Iniziamo la nostra edicola con il Sole 24 Ore, il panico del software pirata, gran lavoro negli uffici per cancellare tutti i programmi copiati. Le hanno segnalate a Bologna, Padova, Milano, Venezia, Torino, squadre della Guardia di Finanza che piombano all'improvviso in USL, ospedali, università e politecnici alla ricerca del software copiato.
Il comando della Guardia di Finanza nega l'esistenza di questi blitz, ma una cosa è certa, impiegati comunali e studenti sono impegnati in una sorta di atmosfera surreale al grido di arriva la finanza a cancellare dai vari computer tutti i programmi copiati. Una paura comunque che riteniamo sana. Andiamo avanti, questa volta si tratta di un articolo tratto dal Corriere della Sera. Per IBM 430 miliardi di perdite trimestrali. Nel primo trimestre di quest'anno Big Blue ha accusato un passivo di 285 milioni di dollari, oltre 430 miliardi di lire, contro un utile netto di 642 milioni dello stesso periodo del 92. Un anno quindi difficile questo per tutta l'industria dell'informatica, ma in particolare per IBM. Continuiamo l'edicola di oggi. Passiamo a un altro articolo tratto dal Sole 24 Ore. Motorola lancia il chip superscalare PowerPC. Si tratta di un chip nella versione MPC 601 costruito appunto da Motorola e da IBM. Una curiosità, i prezzi di listino di questi chip per quantità di 20.000 esemplari o superiori. Andiamo a scoprirli insieme. Il modello con la velocità 50 MHz costa 280 dollari, mentre quello a 66 MHz 374 dollari. Cambiamo testata, questa volta si tratta di PC professionale, nel quale troviamo la prova della Photoman Plus, che ha un prezzo di listino di 1.390.000 lire, e in breve si tratta di una macchina fotografica digitale in grado di acquisire immagini con 256 livelli di grigio alla risoluzione di 120 dpi. Ben realizzato, dice la rivista al software di gestione, molto comodo il collegamento attraverso la porta seriale. Vediamo un altro articolo tratto sempre da PC professionale. Un'altra prova, questa volta, è di una stampante, la WinPrinter 600XL, prodotta dalla Laser Master e distribuita nel nostro paese dalla Executive di Bologna. Si tratta di una stampante ad alto costo, 7.900.000 lire, dedicata ai PC compatibili ISA di un certo livello, che consente l'utilizzo di formato A3 ad una risoluzione di 600 dpi. Buona la qualità di stampa, la velocità però dipende dal tipo di computer utilizzato. Cambiamo testata, questa volta parliamo di Commodore Gazette, rivista dedicata ai sistemi Amiga. Nel numero in edicola questo mese è presente la prova hardware di Clarity 16. Si tratta di un campionatore audio che offre una digitalizzazione a livelli qualitativi mai raggiunti finora dagli apparecchi di questa fascia di prezzo. Infatti, l'hardware di questo campionatore consente il campionamento appunto audio a 16 bit. Andiamo a vedere però la scheda critica in breve della rivista. Il voto dato a Clarity 16 è di 7,0. Ciò che è piaciuto ai redattori della rivista è l'eccellente qualità dell'audio a 16 bit e la facilità d'uso. Cosa non va invece con gli Amiga accelerati, nella prova è stato usato un Amiga 1200, che di fatto sono gli unici a poter campionare a frequenze superiori ai 40 kHz in stereo, il software ha dei problemi di funzionamento legati alla funzione Fast Amiga. Il software quindi potrebbe essere sicuramente migliorato. Prima quindi eventualmente di fare questo acquisto è bene accertarsi che la versione del software funzioni decisamente meglio. Torniamo per l'ultima volta al Sole 24 Ore con una curiosità. Andiamo a scoprire insieme il fatturato di Olivetti, valori in percentuale, e scopriamo che l'America Latina rappresenta il 4% del mercato di Olivetti, il resto del mondo il 13%, l'Italia il 39% e gli altri paesi europei ben il 44%. L'ultima notizia in assoluto del Sole 24 Ore, Compaq e Microsoft, alleanza in area PC. Compaq e Microsoft annunciano un accordo di collaborazione nello sviluppo di PC più potenti e più facili da usare. Concludiamo con rapidità, perché il tempo ormai è decisamente scaduto, con PC Magazine, l'edizione originale in lingua inglese, nel quale è presente un interessante articolo, finalmente una ragione per acquistare un pacchetto multimediale. L'autore dice, racconta che un giorno era seduto a 37.000 piedi, appunto ovviamente quindi era in aereo, e la persona seduta accanto a lui curiosava il programma appunto che funzionava sul portatile dell'autore dell'articolo. Ma in particolare la persona seduta accanto a lui era incuriosita dal fatto che l'articolista avesse anche una cuffia, la quale attraverso un dispositivo era collegata al portatile.
Che cosa stava usando questa persona? Stava usando un software chiamato Power Japanese. Si tratta di un programma statunitense in 14 dischi che rappresenta un corso della lingua giapponese interattivo con immagini, suoni e appunto anche audio campionato per quello che l'articolista aveva con sé, la cuffia. Ma a questo punto rimaniamo, concludiamo la nostra edicola e rimaniamo anche noi a una certa altezza. Infatti vi stiamo per trasportare con l'ausilio di un computer, di un simulatore di volo, nel campo appunto dei simulatori di volo. Ma di questo parleremo tra poco, lasciamo spazio a un breve stacco pubblicitario. A tra poco. Sull'incantevole promontorio del Gargano, a un chilometro dall'antico abitato di Vieste, sorge il centro alberghiero Pizzomunno. Piscine, spiaggia privata, campi da tennis, cinema, discoteca, centri congressi, camere con aria condizionata e televisione e ancora palestra, sauna e beauty farm. Questo e tanto altro vi offre Pizzomunno, dove tra animazione sportiva, serate a lume di candela e spettacoli di ogni genere trascorrerete una vacanza indimenticabile. Pizzomunno, dove il sole è in ogni cosa. Avete un computer Amiga o un CDTV? Allora chiedete al vostro edicolante Commodore Gazette, la rivista dedicata al mondo Amiga, che ogni mese vi propone recensioni hardware e software, articoli sulla grafica 3D e sulla programmazione e anteprime. Il resto ve lo lasciamo scoprire da soli. Commodore Gazette vi aspetta in edicola. Questa settimana vi parlo della stampante di impatto IBM 2390 by Lexmark. Appartiene alla generazione di stampanti a 24 aghi, molto versatili e con elevate prestazioni. La IBM 2390 è molto semplice da usare. È fornita di un particolare percorso diritto della carta che evita qualsiasi inceppamento. È ideale per qualsiasi formato di carta, a modulo continuo, a fogli singoli, e buste ed etichette. Permette di gestire la carta in maniera eccellente con modi diversi. Ha in dotazione una notevole scelta di caratteri ad alta risoluzione per stampa di grafici. Stampa moduli fino a 4 copie. È disponibile in due versioni, con carrello grande e con carrello piccolo. Si può ordinare con alimentatori di fogli singoli e con il trascina moduli. Può essere collegata a qualsiasi personal computer con interfaccia parallela standard. La potete trovare presso i rivenditori Lexmark di tutta Italia ad un prezzo molto interessante. Richiedete qualsiasi informazione al numero verde Lexmark 1678 35018. Hanno sparato? La signora Hardwick ha ucciso suo marito. Kim Novak un assassino. Cosa ha fatto? Fred Astaire ne è convinto. Ha fatto un divorzio tipo divorzio all'italiana. No, non è possibile. Per Jack Lemmon invece sono tutte chiacchiere. E allora perché le tiene nascosta la verità? Ah, perché? È chiaro! È semplicemente una meravigliosa padrona di casa. Come perimetro è più o meno 90, 58, 90. Ma come mai non si fida? Nemmeno a me piace la purga, sa? Per il ciclo Magica Hollywood... L'affittacamere. Ma che stai facendo? Martedì alle 20:30 su Odeon. Faccio il bagno. La puntata di oggi si conclude con un argomento piuttosto insolito. Si tratta della simulazione del volo. La ditta Lago di Como importa infatti nel nostro paese un sistema piuttosto originale. Si tratta di NT Trainer. Per farvelo conoscere abbiamo invitato in studio con noi Ugo Grandolini e Umberto Colapicchioni. A Grandolini voglio chiedere che cos'è NT Trainer e come funziona. NT Trainer è una speciale interfaccia che serve a semplificare l'utilizzo di alcuni programmi di simulazione di volo e in pratica... Cosa permette di fare rispetto a un normale simulatore di volo solamente diciamo al computer? Ma senza... L'utente in pratica si deve concentrare semplicemente sul volo e sulle tecniche di volo e non deve imparare una sequenza di tasti. Ecco, o perché infatti come vediamo il sistema ha una sua cloche, ha un pannello esatto, di strumenti. Una sua cloche, una sua pedaliera e praticamente può controllare tutti gli strumenti dell'aereo. Ecco, rispetto a un aereo reale sono riprodotti tutti gli strumenti o solo parte? La maggior parte direi, è una cosa adatta soprattutto per scuole di volo o per gente che si vuole avvicinare al volo e che non vuole spendere una barca di soldi. Ecco, quanto costa questo sistema? Costa 3 milioni e 8 IVA compresa. 3 milioni e 8 IVA compresa e viene offerto il modulo? Viene offerto il modulo con la pedaliera e il modulo per utilizzare il sistema con Flight Simulator.
Ecco, quindi il sistema è un insieme di hardware che ho usato con dei programmi. Quindi... Esatto, esistono poi dei moduli aggiuntivi per utilizzarlo con altri simulatori di volo. Ecco, con che simulatori si può usare? Per il momento con IFT Pro, che è un prodotto professionale utilizzato negli Stati Uniti insieme a NT Trainer, addirittura si sta chiedendo dalla FAA la certificazione delle ore di volo. Sì. Quindi chi utilizza questo tipo di prodotto è l'aeroclub o chi vola con un piccolo aereo commerciale, evidentemente non l'utilizzatore di simulatori di volo professionali, quelli che per così dire simulano anche le forze apparenti all'interno dell'abitacolo. Certo, anche perché quel tipo di utilizzatore in genere sono compagnie aeree. Diciamo che questo potrebbe essere il primo gradino per avvicinare le persone che hanno già comunque un minimo di base di volo o che lo devono fare anche alle procedure di navigazione, perché è molto semplice imparare a utilizzare i radiofari, le radioassistenze con l'utilizzo di questo strumento. Ecco, comunque ci sono anche hobbisti che hanno acquistato questo sistema, voi avete i dati di vendita? Sì, ci sono anche degli hobbisti che proprio lo utilizzano per il discorso radionavigazione, perché anche è molto più simpatico utilizzare questo con Flight Simulator piuttosto che andare a fare le ore all'aeroclub sui simulatori tradizionali. Quindi mi ha detto che funziona con Flight Simulator. E IFT Pro, che è un prodotto destinato, ancora più professionale a livello di software, destinato proprio al volo strumentale. Con ATP non funziona? Con ATP funzionerà, penso, entro la fine dell'anno. Ed è anche possibile collegare più di uno di questi apparecchi e volare per esempio in formazione o comunque interfacciarsi con altri simulatori di volo? Certo, questo si può fare, questo comunque è dovuto, diciamo, alla parte software. Comunque si possono collegare anche due di questi apparecchi e far volare due aerei contemporaneamente dove uno vede l'altro, oppure addirittura far gestire a un personal computer la torre di controllo con un programma apposito, collegando fino a 16 personal computer e far gestire un traffico reale. Quindi uno fa da controllore di volo e 16 volano e lui deve gestire i 16 reali utenti. So che avete realizzato anche un scenery disk per l'Italia con aeroporti, finalmente quindi si può volare anche in Italia. Volevo sapere per che macchine è stato realizzato, con che software funziona? Sì, certo, diciamo che abbiamo cercato di ovviare un pochino alla mancanza di, diciamo, la mancanza di tutti questi simulatori che venendo dagli Stati Uniti deludono un pochino le aspettative dei nostri clienti italiani. E chiaramente l'unico programma oggi che permette di creare scenari è il Flight Simulator 4, quindi il programma per IBM, e quindi è stato realizzato Flight Simulator 4 per PC. Quindi il vostro Senior Disk funziona con Flight Simulator 4 per PC, certo. Per PC. Che aeroporti propone? Ci sono tutti gli aeroporti italiani, anche le aviosuperfici minori, sono 112 aeroporti. Quindi tutta Italia? Tutta Italia completamente, ci sono anche chiaramente le caratteristiche geografiche, i fiumi, le montagne, i laghi. Ecco, che prezzo ha questo pacchetto? Ma il prezzo uscirà fuori a 120.000 lire, quindi è molto accessibile come programma. Verranno date anche tutte le cartine originali di cui noi siamo, diciamo, abbiamo il diritto di riproduzione dalla Jeppesen, che è una ditta specializzata che fa cartine di volo, e verranno date insieme tutte le cartine che servirebbero per volare. D'accordo. Il tempo a nostra disposizione è ancora una volta scaduto, la puntata si conclude qua. Io ringrazio la Lago di Como per aver partecipato, vi lascio a delle bellissime immagini di computer grafica di un demo reel, appunto sono immagini tratte da un demo reel di una scorsa edizione di Imagina. Ci rivediamo tra 7 giorni, arrivederci.
Mm-hmm.